Hola, io sono Alessia e benvenuti o bentornati sul mio canale. In tanti mi stavate chiedendo continuamente un nuovo video ed eccolo qui. Purtroppo non era un video che mi ero programmata. È successa una cosa brutta, ve l'ho anticipata su Instagram, sul profilo degli animali, perché è una cosa che riguarda gli animali. Allora, io sono appena tornata dalle vacanze ieri, sono stata praticamente 2 settimane fuori. Con gli animali c'erano, la prima settimana ci sono stati i miei genitori e la seconda invece mio cugino che se ne è occupato, ormai lo fa praticamente tutti gli anni. Purtroppo il 15 agosto, ovviamente essendo Ferragosto eccetera, i miei genitori stavano un attimo in giro, ma non è colpa assolutamente loro. La gabbia ultimamente aveva un difettuccio, la gabbia dei pappagalli. C'era una vite sulla porta principale che andava stretta. Questo già da prima che io partissi io l'avevo notato, ma erano quei giorni appunto di preparazione eccetera, quindi mi sono completamente dimenticata. Fatto sta che il 15, non so chi dei quattro, insomma, pongo online mango, abbiano praticamente levato la vite. Poi una volta levata, perché era già successo quella volta che io l'ho notato, era perché avevano levato la vite, quindi mi ero accorta di questa mancanza, insomma, per la gabbia, che tra l'altro quando ce l'hanno inviata, mo adesso magari l'hanno fatta meglio, non lo so, non c'era proprio il bulloncino sotto per stringere, c'era semplicemente sta vite così. I pappagalli però appunto sono riusciti a levarla e probabilmente poi appoggiandosi sopra è crollata per terra. Ripeto, i miei genitori non c'erano perché sennò sarebbero corsi subito, quindi non sappiamo bene in che orario del 15 è successa questa cosa, perché quando i miei genitori sono tornati, da pomeriggio sul tardi insomma, mia madre è tornata e si è ritrovata sta gabbia vuota. Io ho preso un colpo, quindi mi ha detto che Kiwi l'ha trovato sulla zanzariera della porta. La porta ovviamente era chiusa perché non c'era nessuno a casa, però noi abbiamo la zanzariera davanti e si era appoggiato lì ed era rimasto lì probabilmente, non lo sappiamo, queste sono tutte supposizioni. Lime invece non c'era, mango non c'era e mela non c'era, solamente che poi una volta tornati mamma mi ha detto che li ha sentiti, ha cominciato a fischiettare, a chiamarli eccetera, e Lime è tornato. Lime è subito tornato dai miei genitori. Mela gironzolava, ma essendo che non era allevata a mano e che non aveva creato chissà quale rapporto con noi, purtroppo si è provata ad arrampicare per tornare da Kiwi, ma non si è lasciata per niente prendere e i miei genitori ci hanno provato 1 o 2 volte. Alla terza lei se n'è proprio andata, insomma. Quindi raga, questo è il succo. Purtroppo a me i genitori miei mi hanno chiamato appunto proprio il 15, il 15 stesso, dicendomi questa cosa, dicendomi che Kiwi e Lime però erano riusciti a riprenderli. Io già mi sono fatta pianti e cose, quindi non voglio ripiangere né niente. Il 16 sono tornata a casa, perché poi sarei dovuta partire il giorno dopo con i miei genitori, e però sono stata praticamente mezza giornata a casa, soltanto il pomeriggio, e io in quel pomeriggio ho cercato di chiamarli, di fischiettare insomma un po' in giro, ma niente, non si sono fatti vivi per niente. La sera del 16 si è aperta poi una piccola speranza, perché sul gruppo di Facebook a cui era iscritto mio cugino di questa zona insomma di dove vivo, una ragazza aveva postato una foto con la descrizione, mo ve la leggo perché mi sono salvata tutto. Stamattina abbiamo trovato un pappagallino molto socievole fuori dalla nostra finestra, se qualcuno l'avesse perso può contattarmi in privato e venirselo a prendere. Ora il riparo dei gatti in casa nostra, grazie. Con la foto appunto di lei con cioè le sue mani con questo pappagallino. Appena visto ho detto è Mango. Sono stati giorni veramente di tortura, ecco anche perché non ve l'ho detto prima. A parte che stavo in vacanza e quindi non avevo computer, cioè potevo anche registrare ma non avendo il computer eccetera non ve l'avrei comunque potuto far vedere subito. Insomma, ha messo questa foto, sono andata a leggere i commenti. Lei l'ha messo, quando io l'ho letto lei l'aveva già postato da 9 ore. 2 ore dopo che lei l'aveva postato, qualcuno gli aveva risposto nei commenti se fosse Ares, avevano scritto, che poi io mi chiedo, tu trovi un pappagallino mica c'è scritto il
nome, vabbè. E la tizia sotto gli ha risposto dicendo che aveva già trovato la proprietaria e già gliel'aveva restituito. E io ho detto, eccola, mo mi hanno fregato mango, è quello che avevo pensato. Quindi io subito mi sono messa a contattare questa ragazza che aveva trovato appunto questo pappagallino. E tra l'altro ho scoperto poi che è della stessa via di casa mia, quindi molto probabile che fosse mango, insomma. Se sentite rumori, comunque è Olivia che sta giocando. Quindi ho subito scritto questa signora spiegando la situazione, inviandole delle foto e dei video per assicurarle che fosse mio. E lei mi ha risposto appunto, lei praticamente, ragazzi, io gli ho scritto a questa signora il 16 sera, tutto il 16 sera prima di partire a scrivere a sta signora. Nei giorni seguenti lei non mi ha risposto, quindi io ho contattato a scriverle, cioè ho continuato a scriverle, e lei poi finalmente mi risponde sabato 22, esattamente una settimana dopo che io le avevo scritto, no, esattamente 6 giorni dopo, dicendo che appunto aveva già restituito questo pappagallo. Allora io, spiegandogli di nuovo un pochino la situazione per essere certa chi era, io ho chiesto se poteva darmi nome e cognome. Lei me l'ha dati dopo varie cose, perché si era addirittura sbagliata eccetera. Quindi poi ho scritto a questa signora, che anche sta signora abita in zona, e gli ho spiegato anche lei la situazione. Ovviamente appena la tizia del pappagallo mi ha risposto, perché se non mi dava un nome, cioè io sapevo che l'aveva dato a qualcun altro, ma se non mi dà il nome di chi l'hai dato, io come vado a rintracciarlo? Quindi appena mi ha risposto ho scritto a st'altra tizia inviandogli il post, tutto eccetera, e mi ha detto che gli dispiaceva perché anche lei mi ha raccontato che si è persa un sacco di pappagalli. E a me mi è venuto da pensare, tipo, a me è la prima volta che capita, sei un po' più attenta. Mi ha detto che si era persa Calopsite, gli Inseparabili e addirittura un centinaio. E mi ha detto che comunque lei però si era tenuta le foto dell'anellino e l'ha confrontato e risultava. Insomma, mi ha spiegato che lei era sicura fosse suo. Io, per carità, va benissimo, io ho detto va bene, però gli ho chiesto se poteva inviarmi praticamente le foto dell'anellino e del pappagallo proprio. Io ho chiesto quando gli fosse scappato, perché se vi ricordate Mango mi ha volato in casa, quindi ho detto se io mi fossi persa Mango e 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi dopo l'ho ritrovato, io lo sbandierei a tutti, insomma. Mo chiunque si addormenta. Quindi ho chiesto a questa signora quando gli fossero volati sti Inseparabili, e lei mi ha detto l'11, quindi comunque anche in giorni non erano gli stessi. Se gli era scappato a marzo, come quando io ho trovato Mango, lei sicuramente, almeno penso, me l'avrebbe detto. Quindi già i giorni non comparavano. Lei diceva che l'anellino era quello suo, insomma. E quindi io gli ho detto molto tranquillamente se poteva inviarmi le foto sia del pappagallo che dell'anellino. Mi ha inviato 2 foto del pappagallo che non sono identiche per niente a Mango. Cioè i colori sono uguali, ma il verde è in realtà è più militare, mentre Mango era bello acceso. Già dalle foto non sembrava. E poi mi ha inviato ste benedette foto dell'anellino, e il numero è diverso perché anche io avevo delle foto dell'anellino uguale di Mango. Quindi un grandissimo buco nell'acqua. Mela, sono molto preoccupata per Mela, perché appunto lei non era come loro e quindi sicuro non si sarà avvicinato da nessuno. Magari Mango da qualcuno sarà andato e si spera che l'abbia accolto, in caso. Questo è comandata, insomma. Ci tenevo a dirvelo perché sicuramente poi me li chiederete. Cioè è giusto così, ne voglio parlare, volevo sfogarmi. Non avrei mai voluto farlo questo video, però proprio è andata così. Ovviamente io continuerò a cercarli, a vedere se gironzolano intorno a casa, sperando che in qualche modo siano sopravvissuti. Non lo so, ovviamente. Ho aspettato di tornare dalle vacanze, perché comunque c'era mio cugino qua intorno e c'erano i pappagalli fuori. C'era Lime, quindi come si avvicina la prima volta Mango, si poteva avvicinare pure la seconda. Quindi o si è allontanato tanto e si è perso, non voglio pensare al peggio, oppure l'ha preso qualcuno, insomma è andato da qualcuno. Poi ragazzi, volevo dirvi la sincera verità, e cioè che io con 4 pappagalli non ce la stavo più facendo, nel senso che ci ho fatto uno degli ultimi video a riguardo di com'è veramente avere un pappagallo, e io mi sono resa conto che con 4 era tutto ovviamente quadruplicato. E quindi non, sinceramente non ce la facevo. Quindi stavo pensando, visto che sono molto molto legata a Kiwi, e che lui e Mela avessero fatto più o meno coppia, era più Mela che aveva fatto coppia con Kiwi che il contrario, stavo pensando di dar via Mango e Lime, però a delle persone che conoscevo, o comunque che avrei imparato a conoscere, che so che gli piacciono gli animali eccetera, perché vi ripeto, con 4 sarebbe stato molto complicato. Non avevo ancora deciso, non avevo trovato nessuno.
nessuno, cioè non avevo preso una decisione finale, però avrei preferito sicuramente quello. Quindi adesso mi ritrovo con appunto kiwi e lime, che sono due maschi. Non ho idea, perché se prendo la compagna a lui, allora devo prendere la compagna anche a lime, oppure decidere di dar via lime e poi si prenderà la compagna, oppure non prendere la compagna a nessuno di due. Non ne ho idea. Devo dire la verità, kiwi prima di prendere mela stava benissimo. Da quando ho preso mela, prima di prendere mela, scusate, vi sto forse facendo impicciare, però molto prima di prendere mela lui si era tagliato un pezzo di ala, suppongo, perché non ne sono talmente sicura. Olivia è ossessionata da kiwi e mo vi spiego perché devo tenerla così lontano. Kiwi appunto si era tagliato, da quando poi è arrivata mela, quindi ha visto che era concentrata su di lei e svariate cose, poi mango, poi lime, lui ha cominciato a beccarsi tutto intorno l'ala, quindi qua sotto e qua sopra. La situazione però si era calmata, noi avevamo già intenzione di portarlo al veterinario per sicurezza, quindi lui ha un'aletta tutta scorticata, mettiamola così. Non mi metto foto, video, niente, perché potrebbe dar fastidio a qualcuno e comunque non è bello da vedere. E da quando è andato via mela, e anche io, perché io in quel momento non c'ero, lui ha continuato a ripizzicarsi, quindi gli è uscito il sangue. Quindi io in questa settimana dovrei prenotare la visita veterinaria per kiwi, perché ripeto, lui stava tantissimo bene prima di mela e da quando poi è arrivata mela e tutti gli altri si è peggiorato con questa cosa dell'ala. Quindi non so se voglio prenderne un'altra compagna per lui. Infatti in questo momento lui vive dentro casa con noi, lo faccio uscire in continuazione perché ha proprio bisogno del contatto che aveva con me. Cioè, prima di prendere mela lui viveva quasi 24 ore con me. Non so neanche se tenermi lime oppure tenermi kiwi da solo, lime con una compagna, ma poi non posso metterli insieme perché lui e lime litigano, quindi stanno in gabbie separate in questo momento. È un po' una situazione brutta e difficile. Non so benissimo come fare, vedremo come va. E sono triste comunque, tanto, perché non avrei voluto andasse così, mai. Chiudo qua perché sennò mi dilungo troppo. Se avete delle domande su che cosa voglio fare, su kiwi, qualsiasi cosa, fatemelo giù nei commenti, io proverò a rispondervi e raccontatemi se vi è successa una cosa del genere, se magari voi siete riusciti però a ritrovarli, perché in un video molto vecchio mi era scappato anche kiwi, ma io ero a casa in quel momento quando era da solo, sono andata e l'ho ritrovato subito. Quindi la sensazione che ho provato in quel momento questa volta è stata moltiplicata per due, perché kiwi e lime sapevo che l'avevano già ritrovati miei. Penso che concluderò qua il video perché non mi viene altro da dire, sinceramente non ce la faccio più a parlare di questa cosa. Mi dispiace, ma sono un po' molto demoralizzata. Comunque, io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e buona vita. Ciao!